Ciao cucciolini e cuccioline, guardate chi c'è qua con me, Vanessina. Oggi Vanessina non è stata tanto bene e quindi è rimasta a casa con me. Adesso dove siamo, Vane? Per la scuola. Perché? Per prendere Anastasia. Per prendere Anastasia che esce per la pausa pranzo. E dove andiamo a mangiare? Al Burger King. Al Burger King, sei contenta? Ok, dai, ci vediamo tra poco con Anastasia. Ciao. Ciao. Tu hai andato a scuola? Bene. Adesso stiamo tornando a casa perché dobbiamo prendere un libro. E poi dove andiamo a mangiare, Ani? Burger King. E sei contenta? Sì. Hai fame? Sì. Va bene, andiamo a prendere questo libro e andiamo subito a mangiare. Ciao. Ciao. Siamo arrivati al Burger King. Che cosa mangiamo oggi? Bello sei già, mio. L'Happy Meal col toast, le patatine? Sì, io vado dove? No, abbiamo, vieni qua. Ani, vieni dentro che non posso lasciarti qua da sola, dai, su. Non c'è nessuno, meno male. Fare un girino fuori? Si spinge, amore, non si tira. Opla! Adesso vado là sopra. Dai, vai a fare un giretto, dai. Svagati un po' che sei stata a scuola. Tutta sola, soletta, Vanessina non è voluta venire. Wow, bravissima! Cosa stai facendo? Allora, facciamo il contro te stessa. Ruba, questo posto. Qua ti mettiamo la O. Sì. Tu qua c'è già la X. Qua mettiamo la O. Sì. E si forma così, abbiamo vinto la O. Brava, amore, vinto, complimenti. È pronto? Andiamo, Ani, andiamo perché è quasi pronto, dai. È arrivata la poppona. Cos'è, uno squishy? Uno squishy. Anche tu? Uguale? Togli il giubbottino però. Ragazzi, spogliatevi per mangiare. Bella la mia Vanessina che si mette il ketchup nel panino. Togliamo gli ingredienti per poi aggiungergliene altri, mi sembra giusto. Buon appetito, bambine mie. Buon appetito. Come? Grazie. Prego, amore. Noi ci siamo guardati un film dell'horror stamattina. Anzi, due. Uno poi l'abbiamo tolto perché non ci piaceva più. Va bene, buon appetito anche a te allora, amore. Grazie. Ma questo panino è profumatissimo. È tanto buono, vero? Ma si vede che stai mangiando con appetito, amore. Avevi tanta fame, piccolina mia. Se a scuola dessero il Burger King a pranzo non usciresti mai per venire a casa. Chissà oggi cosa c'era. Magari le lasagne, chi lo sa. No, oggi è lunedì, pizza probabilmente. Vediamo il dolce. Hai mangiato quasi tutto? Brava. Tu invece dove sei? Hai nuggets? Lei sta già mangiando il dolce? No, amore, io no. No. Io ho mangiato a casa, non mi va. Lasciali lì se non ti vanno. Li portiamo a Daniel. Volevo fare un giochino. Vediamo che gioco è. Una pallina. Hai fatto una pallina, adesso cosa devi fare? Incrociare le dita così. E fare così. E sembrano due. Esatto. Tu se passi la pallina sotto le tue dita sembrano due palline. Provate ragazzi. Vediamo, hai attaccato gli stickers. Sì. Oh, adesso è più sorridente. Ti ha passato la camera e mi ha sotto con le di mano. Mi raccomando, litigate anche al Burger King. Fai lì? Sei andata a disturbare tua sorella? Allora, abbiamo finito di pranzare, adesso facciamo un girettino in un negozio qua dove ci sono tantissime cosine carine. Sì, stamattina fuori da scuola ti hanno dato l'album dei cucciolotti. Non aprirlo in macchina, Anastasia, tanto non li appiccichiamo adesso, li appiccichiamo dopo quando torni a casa. Anastasia, adesso la carta la butti, visto che non mi hai ascoltata. Se ti avessi voluto prendere un regalino qua dentro non te lo compro. No, perché la mamma va ascoltata. Ti ho detto di non aprirlo e tu l'hai aperta. Allora Vanessa, entra e scegli il regalo che vuoi. Ok,
hai fatto di testa tua e non mi hai ascoltata? Metto te. Non... Cosa ho detto io? Cuccioline, cucciolini, cosa ho detto io ad Anastasia? Di aprire le figurine oppure di non farlo perché eravamo in macchina? Scrivetemelo nei commenti perché lei dice che io gliel'ho detto. Allora Vanessa, queste maschere per il viso io le avevo viste l'altra volta, ma non sono per bambini, o forse sì. Aspetta, fammi leggere. Guarda, non ho idea del... C'è il pinguino. Lo so, il riccio e il lava. Questi sono per più grandi, questi. Ho capito Vanessa, sono in tessuto comunque, come quella per i bimbi, non sono creme. Comunque vieni che andiamo a vedere cosa sta combinando tua sorella. Arriviamo. Che bello, oggi dove andiamo non c'è nessuno, un orario... No, tu ti scordi, se uno che... No, sto scherzando. Sai cosa ti volevo prendere? Finte. Prendile. Dove sono? Adesso le cerchiamo. Io volevo... Cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Unghie finte è un'altra cosa. No, amore, una cosa sola. Cosa avete scelto? Le unghie finte. Queste? Ma quelle... Sono brutte. Ah no, sì. Verdi? Io guardo, guarda. Anastasia, per me, guarda che per te sono giganti, Non vanno bene. Ma no, ma sono grandi per lei. Hai le dita piccine. Prendi gli sticker, questi qua, da mettere sulle unghie invece. Non è vero, sono belle. Ci mettiamo lo smalto chiaro. Per truccarti, per il tuo... Questi due? Il set per truccarti, lo metti sulla tua specchiera? Sì, quando avanti quello che te ami. Sì, ma ce ne sono un miliardo. Sì, ho capito, amore. Tanto poi non lo facciamo, se lo prendo. Ah, ma dai, questa è una maschera per la faccia. Che bello, che forte. E anche questo, Ah, sì, anche qua l'abbiamo visti prima, ma questo qua nel barattolo non lo avevo visto. Guarda, la maschera sfogliante dal viso fosforescente. Che si illumina. Sfogliante. A few moments later. Ok, amore, siamo tornate a casa io e te. E che cosa dobbiamo fare adesso? Mettere le unghie. Vuoi mettere le unghie nuove? Ti devo dare una mano perché c'è da incollarle, vero? Sì. Babini, dai, proviamoci che poi andiamo a prendere di nuovo Anastasia. Allora, come si fa? Allora, cosa dobbiamo fare? Mettere la colla sull'unghia? Intanto scegliamo prima le unghie. Abbiamo diverse forme, ovviamente. Scegli le unghie da mettere prima di mettere la colla. Allora, la qua è questa. E poi alcune sono tutte color argento e altre invece sono sfumate, bianche e argento. Se mi avvicino troppo sfoca. Così, questa. Vai. Ok, questa? Sì. Quindi solo qua. Mm-hmm. Metti tu? Vi siete mai incollate le unghie? Oh, la prima unghia si è incollata. Ok, scegli la seconda. Bianca? Sì. Sei sicura? Yes. Vai, girala. Qua. Vai. 5 secondi. Ah, si è incollato il mio dito su di te. No, oddio, guardate. Cos'è? Guardate, ho la mano incollata. È forte, è potente, eh? Oh, occhio agli occhi. Altra unghia, Vane? Questa. Misura giusta? Sì, qui. C'è io. Sì, perché io ho le unghie lunghe e non riesco ad afferrare niente. Ok? Ma è così? O al contrario? Anche lì. Ok, adesso? Sì. Adesso? Sì, questa è qui. Qua? Vai. Incolla di brutto. Sì, mamma mia. Adesso l'ultimo mignolino, dai. Questo qui. Ok. Guardate, c'è. È potentissima. Fatto? Sì. Ok. Passiamo alla mano destra. Adesso ti voglio vedere. Guardate che bella. Bellissime. Sembri quasi me. Ragazzi, non potete capire cosa è successo nel frattempo. Praticamente mi era rimasto incollato il dito alla mano di Vanessa e abbiamo capito che questa colla era super potente. Vanessa è spaventatissima, sta piangendo tantissimo perché aveva paura che non riuscissi più a toglierle le unghie. Vanessa, scusate un secondo perché veramente è spaventata. Amore, ascoltami, te le sto togliendo.
Non riuscivamo a toglierle né con l'acetone, tantomeno con l'acqua calda. Lei ha iniziato a spaventarsi tantissimo perché credeva di non riuscire più a toglierle e gliele sto togliendo con un coltello. Quindi ragazzi, vi do un consiglio: non comprate mai le unghie che si attaccano con la colla, perché la colla è super potente e poi toglierle risulta veramente difficile. Io sono qua col coltello a staccarle l'unghia. Fatto male? No, non sentite. No, veramente non potete capire. No, non ho sentito nulla. No, ma non potete capire che paura ci siamo prese. Ci siamo veramente l'ultima. Mai più. Ragazzi, io non riuscivo a staccare il mio dito dalla mano di Vanessa. Non riuscivo. E infatti, guardate le mie mani come sono conciate. Non si vede perché se mi avvicino. Aspettate. Vado in bagno io. Va bene. Guardate. Ho tutta la colla attaccata. Sì. Non mettete le mani queste unghie, perché guardate. Gioia mia, guarda. Ha tutte le mani piene di colla, pesantemente. Non so se riuscite a vedere. E si è spaventata tantissimo, amore. Sto trovando io, mamma. No, amore, stai tranquilla. Vai, dai. Andiamo a lavarci le manine col sapone? Sì. Lo so, amore, ti ho vista, ma effettivamente ti devo dire la verità, mi sono preoccupata tanto anch'io e oltretutto mi sono arrabbiata con me stessa per avertele fatte prendere, nonostante ti avessi detto di no, tu hai insistito. Allora, le cose per gli adulti non sono fatte per i bambini, lo hai capito adesso? Mm-hmm. Lo farai ancora? Mi chiederai ancora una cosa che non è per bambini? Come la maschera per il viso. Vabbè, quella è? Se per bambini è per bambini, se per adulti non va bene, ok? Dai l'ansia. Allora, ascoltami, fammi vedere. Siamo riusciti a toglierle, a lavarci un po', però veramente non siamo riusciti a togliere sta maledetta colla. Vabbè, ce l'ho anch'io qua sotto. Ma passerà, vero? Sì, che passa, è colla. Però veramente. Io ero felicissima per le unghie e poi. Che colla potente, ti sei spaventata tantissimo, amore. Però guarda, da una parte. Quella che avevamo di Halloween delle streghe avevano quello. Quella cosa appiccicosa che mettevi si toglieva subito. Ah, infatti io quando le ho chiesto, sinceramente ti dico la verità, quando ho chiesto alla commessa se avessero la colla, lei mi ha detto sì, ma io pensavo che che avevano già la colla sulle unghie. Anch'io. Non che c'era la colla da applicare. Effettivamente ho fatto io una cavolata e non dovevo fartela mettere, ma non immaginavo fosse una colla così potente. Io cerco delle colle così potenti magari per incollare qualsiasi cosa e non le trovo. E questa è super potente, pericolosissima, perché io e te non riuscivamo più a staccarci con le dita. Mi sono spaventata lì io. La prossima volta chiediamo se non c'è la colla, c'è solo già quella cosa ma lì. Ma sì, le andiamo a prendere da un'altra parte. Al Toys. Andiamo a prendere Anastasia e spieghiamole quello che è successo, nella speranza che lo capisca e che non le voglia mettere assolutamente. Non gliele facciamo comunque mettere. Dai, andiamo a prenderla che troppo. Ma Anastasia che le unghie lunghe. Soprattutto incollate poi. Andiamo. Rani, bentornata. Allora, ti dobbiamo raccontare un episodio bruttissimo e pericolosissimo che ci è accaduto oggi pomeriggio a me e a Vanessa. Guarda. Ti ricordi le unghie che abbiamo comprato oggi con la colla? Ecco, sì. Ecco. Insieme alle unghie c'era proprio una colla che si doveva applicare. Solo che quella colla era potentissima e io sono rimasta appiccicata col dito. Guarda, col dito alla mano di Vanessa e non riuscivamo più a staccarci. Anastasia, Vanessa piangeva di brutto, in quel momento non ho potuto fare la ripresa perché eravamo incollate ed ero preoccupatissima, credevo di finire in ospedale. Ti dico la verità, credevo di finire in ospedale e che mi si staccasse tutta la pelle del dito. E poi alla fine, piano piano, con l'acqua calda e l'acetone, sono riuscita a staccarmi, ma sono ancora piena di colla. Oltre a essere piena di colla. Ti aiuto io dopo. Vediamo. Ma non viene via. Guarda le mani di Vanessa, poverina. Adesso ti faccio vedere il video e come sono riuscita a staccarle. Vanessa era terrorizzata. Sai come ho fatto? Alla fine, con un coltello, quelli da cucina, con la punta, piano piano, ho dovuto scavare finché non si sollevavano le unghie. Bene, bene, signoria, fatti vedere. Questo è perfetto, impeccabile. Allora, facciamo i saluti e terminiamo questo video disastroso così. Anastasia, non ridere, ti ho vista. Salutiamo i nostri cucciolini. Allora, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione in su. Ciao.